Allora, in Sardegna quest'anno grande attività velica, qui abbiamo avuto quest'inverno gli Olimpici a Cagliari, abbiamo Luna Rossa a Cagliari, adesso c'è questa Sailing Kermesse che vuole tentare di ricalcare le orme della Barcolana Trieste. Come è coinvolta la Marina in tutto questo gran movimento? La Marina, intesa come Marina Militare, è coinvolta, diciamo, alcuni aspetti marginalmente, in quanto ora per esempio per questa manifestazione noi ci siamo limitati a dare la concessione all'uso dell'area, delle acque portuali, che normalmente sono in consegna a noi, qui è normalmente vietato andare a vela. Quindi in occasione di questa manifestazione abbiamo dato il nostro nulla osta all'impiego di questo specchio acqueo portuale. E nell'ambito delle altre manifestazioni, diciamo che cercheremo, così come abbiamo cercato in passato, di essere presenti anche con le nostre barche a vela, compatibilmente con le attività istituzionali e con la scarsa disponibilità di fondi che ci attanaglia in questo periodo. Okay. Il porto di Cagliari, abbiamo accennato prima nel discorso del porto, sembra un grande stadio per la vela, è un poco sfruttato. Riusciremo in futuro a avere un canale preferenziale per fare altri eventi? Ma questo però rientra nelle competenze dell'autorità marittima, che non siamo, cioè, diciamo, la capitaneria. La capitaneria, sì, esattamente. Pur portando la stessa divisa, comunque abbiamo dei compiti diversi e delle competenze diverse. Questa è una domanda che va rivolta al comandante del porto, essenzialmente. Niente, l'importante è esserci, perché poi abbiamo messo in pista tantissime cose. A consuntivo vediamo. Comunque ci sarà tantissima gente, ci saranno tante barche, e questo è quello che conta. Dai. La regata si partirà da dentro il porto? Non lo possiamo dire, noi... Come, mi ha appena detto che... Non è ufficiale. Io non sono autorizzato a parlare del punto della partenza, perché se l'ha detto l'ammiraglio, forse sarà così, non lo so.